È molto difficile a spiegare questa sensazione quando i battiti si alzano, il respiro diventa più profondo, l'adrenalina va dappertutto. Ho io in primis dovuto cominciare a dare a me il valore come persona e non come quella che va in montagna. C'è un viaggio bellissimo che si chiama vita. Quando si capisce che non può sempre andare su, ma a volte bisogna anche fare le discese, allora è già molto più facile di vivere. Quando hai una passione per qualcosa, non c'è mai un ostacolo troppo grande. A un certo punto ho capito, devi tentare il K2 d'inverno. Voi non potete capire quanto è stato bello per noi poterla invitare e sentirci dire di sì, vengo in Marittime. Abbiamo lavorato tutti insieme per un obiettivo. Penso che la Valle Gesso questo se lo meriti. C'è stato un grosso lavoro di sinergie. C'è una sola cosa che ci contraddistingue, è una sola parola, accoglienza. Io devo fare quello che sento, devo seguire la mia intuizione. Per me non contava solo la cima, per me era molto più importante di vivere un'esperienza così. Non devo fare niente perché lo fanno gli altri. Io devo vedere la mia felicità, non posso fare felici voi. Noi donne dobbiamo essere molto più forti a volte perché sennò possiamo sempre decidere dove mettiamo il nostro focus, o sul lato negativo o sul lato positivo. Mi sono proprio liberato dalla paura di morire guardando in faccia alla morte. Noi tutti abbiamo preso da Dio un talento, una capacità che nessun altro ha. La vita è molto corta, può essere a volte molto difficile, ma di sicuro è anche molto bella. Mi avete fatto un grande regalo. Non mi immaginavo tutta questa gente in un paesino che ospita 7 persone di continuo. Una cosa che su da noi non si vede. Una ospitalità, un'apertura verso l'esterno che è formidabile. Grazie.